puntata di Affare Trattore incontra il format nato da un'idea di affaretrattore.it. Oggi in collegamento con noi Federico Sannini, responsabile comunicazione e marketing di Checchi e Magli, azienda leader nella produzione e realizzazione di macchine trapiantatrici apprezzate in tutto il mondo. Checchi e Magli, ci racconti questa lunga storia di successo nata nel 1976? L'azienda inizia appunto, nasce nei primi anni degli anni 70, con le macchine per la coltivazione della patata. Qui la nostra terra, noi siamo a Budro in provincia di Bologna, la nostra zona è vocata alla loro coltivazione, quindi l'inizio si è partiti con il piantapatate, con i rincalzatori e gli scavapatate. Poi a inizio, fine anni 70, inizio anni 80, si è avuta un'intuizione di entrare per il mondo, quello che riguarda il mondo delle trapiantatrici, il mondo del trapianto. All'epoca era una fase che veniva fatta manualmente, quindi si è visto appunto che c'era la possibilità di entrare in questa fase di lavorazione, e si è iniziato a sviluppare tutta una serie di macchine. All'inizio sono state quelle con la trapiantatrice a pinze, poi con il tempo c'è stata una progressione, una meccanizzazione, con la conseguente riduzione di manodopera. Quindi si è introdotto un aiuto per tutti i vari coltivatori che effettuavano questa lavorazione manualmente. E oggi, insomma, possiamo dire senza problemi che siamo leader mondiali per quello che riguarda le trapiantatrici, di ortaggi, di vivaismo, di canapa. Negli ultimi anni si è sviluppato anche questo settore. E siamo un punto di riferimento nel settore dell'orticoltura, nella nicchia dell'orticoltura. Qual è il core business aziendale? Sì, il core business di Checchi e Magli, come stavo appunto dicendo poco fa, insomma, è quello delle trapiantatrici. Noi abbiamo una gamma completa di trapiantatrici, partendo da quelle che sono macchine a pinze per le piantine a radice nuda, come possono essere la lavanda, come può essere la fragola, la pianta a frigo, come possono essere le rose, tutte le piante con la radice nuda, la patata dolce, o le talee, come per esempio le rose, per esempio. Poi c'è tutta una famiglia di trapiantatrici con distributore orizzontale, quindi con dei bicchieri, che è il cosiddetto distributore a carosello, dove si vanno a infilare le piantine, di solito con forma, con la zolletta forma conica o piramidale. E poi si è sviluppato successivamente tutto il filone di trapiantatrici su pacciamatura. Quindi hanno un distributore, in questo caso è verticale, con delle tazze perforatrici che vanno a effettuare il foro nella plastica e a rilasciare la zolletta, o insomma quello che si vuole piantare, nella posizione, e viene appunto effettuato il trapianto. Poi abbiamo, per completare la gamma, la gamma delle macchine per la coltivazione delle patate, per raccoglierle. È continuata, quindi l'azienda è nata con quella gamma di macchine, e tuttora le abbiamo a catalogo. E come stavo appunto dicendo, l'ho appunto nominato da poco fa, la pacciamatura. Abbiamo una serie di una gamma completa di pacciamatrici con diverse configurazioni, quindi pacciamatrici che stendono il film plastico e biodegradabile, molto importante, che sta andando sempre più richiesto, sempre più utilizzato dai nostri clienti, sia fila singola, sia le versioni triple con i telai fissi o idraulici pieghevoli. Apprezzati in tutto il mondo, ma in quale paese avviene la maggiore esportazione delle vostre macchine agricole?
Noi esportiamo in più di 65 paesi nel mondo, in tutti gli angoli. Il nostro marchio è conosciuto, essendo già nel mercato da più di 40 anni. Andiamo dal Nord America, Sud America, Australia, Giappone, Africa, Europa, Nord Europa, quindi dappertutto, in ogni angolo ci siamo. Le macchine di punta di riferimento sono sicuramente la Trium, che appartiene alla categoria delle trapiantatrici con il distributore orizzontale rotante, fila singola, quindi operatore singolo, fila singola, e l'altra macchina è la Dual 12 Gold, un operatore per due file di trapianti. Quindi la classica macchina 6 file con 3 operatori per il trapianto di pomodoro. Molto conosciuta, brevettata, quindi macchina già nel mercato da diversi anni. Poi di recente è stata introdotta la Wolf Pro, che è un'evoluzione della trapiantatrice Wolf su facciamatura. La Wolf Pro, la caratteristica principale che ha in più rispetto alla Wolf è quella di avere un sistema di innaffiamento elettronico sincronizzato pianta pianta, quindi durante la messa a dimora delle piantine in contemporanea viene appunto innaffiata la piantina per far sì che non venga stressata e quindi che attecchisca immediatamente. Poi ci sono una serie di caratteristiche che sono uniche al mondo, c'è un distributore che va da 1 a 8 tazze perforatrici, c'è il cambio tazze rapido, tramite le canne si può regolare l'apertura di queste tazze, c'è il parallelogramma a doppia articolazione, insomma sono una serie di caratteristiche che sono un plus rispetto al vecchio modello. È una macchina che sta riscontrando molto successo anche qui in ogni parte del mondo, molto utilizzata anche per il trapianto della canapa su facciamatura. E poi abbiamo altri modelli di macchine come le versioni compatte che vanno per esempio utilizzate spesso per il trapianto di insalate, abbiamo una gamma completa di trapiantatrici e di recente sono stati introdotti anche dei sistemi tecnologici come l'elettroRapidShift per la regolazione della distanza interpianta elettrica, scusate, come dicevo appunto possibilità di regolazione da 5 a 100 centimetri. I cablaggi sono quelli del settore automotive, c'è un sistema indipendente, un display multifunzione a 5 lingue. L'altro sistema, l'altro dispositivo è quello dell'NPS, che è l'acronimo di Nitro Power Shock, è un sistema di compattamento sulle ruote costipatrici che va ad aumentare appunto del 60% la pressione sulle ruote, quindi una chiusura maggiore della piantina che non viene stressata, che attecchisce immediatamente per terreni abbastanza difficoltosi. È un dispositivo a base di azoto, ogni unità è indipendente, ogni unità ha il manometro di regolazione di pressione, quindi sono dei bar che noi andiamo ad aggiungere nella fase di trapianto. E questi due sistemi introdotti sono molto richiesti, molto utilizzati dai nostri clienti. È possibile accedere a degli sgravi fiscali per l'acquisto delle vostre macchine? Sì, a fine 2000, dell'anno scorso, fine 2020, è stato introdotto il nostro sistema SPC, che è l'acronimo di Smart Performance Control, legato all'agricoltura 4.0, quindi tutto ciò che è legato appunto a questa nuova agricoltura, con l'accesso appunto che avviene da computer, da tablet, da telefono, da remoto. Quindi da remoto si possono visualizzare tutte le statistiche
di lavorazione, ci sono le manutenzioni programmate, soprattutto c'è appunto il 50% di sconto sul valore del bene in termini di credito d'imposta. Quindi questo è un sistema che sta riscontrando pareri favorevoli. E, questo kit si può applicare su due modelli che poi sono quelli che ho nominato anche prima, sono quelli di punta, la Trium per il trapianto a fila singola con un operatore e la Dual 12 Gold con un operatore trapianto di fila binata. Questo è un sistema che si può applicare su queste due macchine.